Secondo me prendi tra pozze piccole e non la pozza media. E perché la refillable da... Allora, la refillable come primo, come starting item, non ne vale molto la pena perché vi cura molto di meno. Vi cura molto di meno. E anche se c'ha la cosa della refillable, sì, a voi servono le tre pozze per... Però? Per gestire il fatto che... Ah, ok. Boh, vado. Quarto colpo io ho tirato. Per gestire il fatto che non avete gli HP bonus della Doran. Non prendendo questa non avete il lifesteal e gli HP bonus. Quindi vi serve tanto healing. Ah, che intata pazzesca, Dio santo. E 5 gold in saccoccia ce l'abbiamo. Rip. Non c'è morta di Ignite. E non muore neanche con la mia V ora, come ora. Potrei fare flash quarto colpo Q. Rip, minion. Oh! Quel fling, vabbè. Ci dice quanto abbiamo guadagnato? Danni inflitti, oro ottenuto 68. Non male. Non male. Non male, 68 di gold. Adesso vediamo, Puffy. Qui il primo game che facciamo col First Strike. Farmala. Non so perché non l'ha farmato, vabbè. Recollo. Tanto loro hanno beccato, c'è solo Graves in lane. Buono. Iniziamo a costruire questo. Le scarpe non possiamo comprarle, quindi prendiamo una pincozza. Sapete cosa? Ok. Vediamo, che è tanto tempo che non le prendo le refillable. Voglio vedere se ne vale la pena. Quant'è che ristiano? 125, ok. Allora non è malissimo, eh. 125, me le ricordavo più deboli. È vero che però con queste è 250 il totale, invece con le altre è 450, quindi no, comunque è peso. Ah sì, la pink sicuro ce l'ho presa, Oregon. Una bella pink gratuita e easy. Buono, buono. Wow! Che brutti.
Ok. Ok, Graves e mid, mettiamo la pink. Bella pincozza matta. Pincozza matta messa. A quanto pare o Morgana si aspettava della nostra V oppure la Madonna l'ha avvertito. Che intanto succede, ragazzi, che la Madonna arriva e aiuta gli opponent perché. Perché sì. Perché deve. Wow. Quanti? E contro Morgana in effetti il primo attacco non è che sia fortissimo, eh? Si tira la pozza e me lo disattiva. Fuck. Non l'avevo visto. Non ho visto gli HP di Thresh, mamma mia ragazzi. A livello di vision sono veramente peggiorato un bordello. Pisciatissimo, ma proprio in culo. Meno male che perdo i minion dopo. Giusto per rivangare. Easy. Grazie per l'energia, Sharkawa. Pensavate, ragazzi, che ci sarei morto. Pensavate che avrei fatto l'ennesima stronzata. Invece, vi ho fregati tutti, raga. Dal primo all'ultimo. Una bella longsword, via. Quanti gol ci hai dato fino ad ora? Runa delle meraviglie. 95. Va bene. Andiamo a fine game. Quello che sarà più interessante è quando potremo fare anche dei semiolino simili. Perché in tanti dicono che l'ADC è un ruolo inutile in questo meta? Perché in solo Q gli AD carry sono messi molto male. Scalano peggio di altri ruoli, più lentamente, hanno meno impatto. È una storia molto lunga, mates. Se non sai nulla del gioco di per sé. In pratica, mettiamola velocemente, il gioco viene deciso dalle cose che succedono nei primi minuti, spesso, e nei primi minuti gli AD carry sono inutili. E anche nei minuti più avanti. Wow, non pensavo. Niente, sono morto. E anche nei primi minuti dove invece, cioè anche nei minuti più avanti, tipo 15-20 minuti, dove si cominciano a fare le cose principali, quindi fight e simili, gli AD carry non hanno comunque scalato, spesso. Niente, qui m'hanno fregato totalmente, io mi aspettavo fosse topside il tipo, non. Niente, m'hanno fregato. Ok. Vabbè. Cosa c'ha 3 assist? Figa, quante cazzo di volte è morto il mio Thresh RIP? Quel Drake, prima questi, raga, non si fa il drago senza la prio, Dio santo.
Drago senza prio non si fa. No, niente. Me la sposta ogni volta. Ottimo. Nice, nice, nice. Ottimo steal. Minion rimangono a uno. Rip. Quintata. Questa qui c'ha la Kumaxata probabilmente, perché c'è un bordello di AD qua. 30 più 30 più 25 sono 85 di AD, quindi mi sa di sì. Più 7 della Doran, 8 cos'è? Sì, ce l'ha. Ha la Q potenziata. Buono. Possiamo tornare in base. Tanto non possiamo fare nulla qua. Recolliamo, prendiamo Gale Force e dopo almeno in lane possiamo fare delle play. Buono. Prendiamo un'altra Longsword. Che tanto ci facciamo il Collector. Di scarpe prendiamo l'MR, mi sa questo game. Tra CC e danni sono molto MR, cioè sono molto AP based. Quindi direi che ci sta. Ok, no, Morgana è mid. Quindi andiamo direttamente bot. Non ho fatto uno step back neanche per un secondo. Wow. Niente, l'ho mancato. Raga, ma non l'avete capito che non ci stanno venendo lì? Cioè. Cioè, ci ho bornato soltanto un heal per quella stronzata. Vabbè, rip. Cercavo, abbiamo già iniziato a fare analisi di gameplay, eh? Ne abbiamo fatto una la settimana scorsa. E sono già qui stabili, se guardi. Sono già qui stabili. Avrei una domanda forse stupida. In quali situazioni i Berserker sono abilabili su Jhin? Quando state distruggendo tutto, ragazzi. State distruggendo tutto, volete avere ancora più AD e carriera ancora di più, allora prendete i Berserker. Perché è letteralmente buildare del danno su un oggetto che probabilmente. Cioè, che spesso per gli AD carry. No, sto dicendo una stronzata. È letteralmente buildare del danno quando invece per Jhin di solito è uno slot per avere dell'utility. Quindi tipo le sweetness, i tabi. Non ho capito la mossa di Thresh di smollarmi la bot così in questo modo. Ma va bene. Andiamo. Porca troia, che brutta ulti. Perso metà vita dai pappagalli anche. Oh, ma una skill a becco oggi, Dio santo. No, niente, non hitto una spell oggi.
Oggi non hit una spell, impressionante. Prendiamo gli MR, sì. Placche di nuovo. Cioè, le placche le taglio obiettivo. Cerchiamo di prendere il Drake da un bordello di gold. Cazzo è sta roba? È cosa della taglia? Spero di aver dittato perché non ho visto. Sì, perfetto. Ok, nice. Quindi taglia da 500 oro, non male. Ovviamente suddivisi, eh. Facciamo doppio obiettivo da 500, ragazzi, sono 200 gold bonus. Vabbè. Oggi veramente mi vergogno di me stesso con gli skillshot, Dio santo. Meno male che non abbiamo giocato Ezra. Quel tizio bot lo gestisce qualcuno? No, non lo gestisce nessuno quello. Ma figa. Madonna. Sì, sono 500 al team, ragazzi. Divisi equamente tra i player. Non è 500 ad ogni giocatore, sarebbe fortissimo. Quindi abbiamo preso in tutto 200 gold dalle due taglie. Tutti. Allora, loro non hanno assassin, quindi. Il problema è che con Victor. Ottimo. Mi ha guadagnato tipo 50 gold a questo proc. Molto buono. Non posso rusharli in faccia, secondo me. No, mi one hitta totalmente. Anche se tiro dei crit, mi one hitta malissimo. Questa volta l'ho mancata. Passiamo di qui. Ha potuto flashare, a quanto pare.
palle, Dio santo. RFC. No, basta Pink. Mi ha preso anche troppo. 215, 215 gold della runa per adesso. Vediamo. What? Wow. Wow. Perso contro Kai'Sa lui. Tristezza spaziale, Dio santo. Rimaniamo mid. Qualcuno deve gestire quello lì inside lane. Non facecheckare per cortesia. Tocca sharare il farm con questo. Niente, noi lasciamo le lane scoperte così, Dio santo. Che fatica, che fatica. Stanno facendo palesemente il Baron ora. Cosa ci possiamo fare? Un cazzo. Andiamo di RFC. No, niente, ma totalmente killato. Instant. Muto Kane perché fa del call d'accesso. Sta facendo sti due? Mamma mia, questi game, mamma mia. Vi prego. Lo chiedo, vi chiedo per favore, raga, ma che cazzo è? Ma Dio santo.
No, non ho chance di gestirlo quello lì. Non ho chance di gestirlo, non mi faccio niente. È avanti Eoni nonostante sia indietro. È avanti Eoni nonostante sia indietro quel tizio. Non becco una V. Aspettiamo 10 gold, che prendiamo l'RFC e poi l'Infinity. Non molto good come cosa questa. Fa che è rimasta a 100. Buono. Vabbè. Non dico niente. Non dico proprio niente. Di che avversari 10-1 random. Mamma mia, che pesantezza. Cerchiamo di beccare gold dai CS. 40 secondi Baron, non penso che potremo contestarlo. Cerchiamo topside lo stesso. Ma vediamo. Qui tanto prima di farli Infinity ce ne vuole. Cerchiamo di prendere sto red buff a sto punto. Tanto se non possiamo contestare non ha senso. Ci prendiamo tutti i CS che possiamo. A me non fai di certo un dispetto, mate, se lo prendi tu. Sei stupido. Niente. Ho cliccato dalla parte sbagliata della mappa, ma ho fatto lo zigzag davanti alla torre, Dio santo. Vabbè. Brava Morgana a prenderlo qua in questo punto. Va bene, va bene. Doveva andare così. Doveva andare così.
Quanti gode alla fine? Adesso lo vediamo.